Ciao a tutti amici youtuber, qui è il vostro Crambigore che vi parla oggi per voi tra un nuovo capitolo su Stormfront Nation. Ci eravamo lasciati in un certo punto, cioè nel momento in cui avevo appena finito di conquistare il Portogallo. Momento, non è ancora stato in tutto distrutto perché qui c'è ancora il master di una nave, non so se abbia un altro territorio, però in teoria il Portogallo sarebbe stato sconfitto. Adesso, come nuovo passo, ci sarà quello della ricostruzione del paese, ma dopo il fine di questo turno. Mi sono succedendo delle cose. Mia, un attimo. Ma che sta succedendo? Ok, potrebbe essere distrutto. Leggermente edificato. Ok, nuovo livello tecnologico raggiunto. Ok. Vabbè, prima vi spieghiamo queste porte. E poi vi devo un'occhiata alla situazione in Europa, perché mi ha perso di aver letto che la Slovacchia avesse conquistato i territori. Ok, 1, 2, 2. Ecco fatto. Oh, finalmente ho la mia forza aerea terrestre. Ma andiamo a vedere un attimo quello che è successo. Slovacchia, Romania. Ah però! Come cavolo ha fatto la Slovacchia arrivare fino a qua? Boh. C'è un gran caos in Europa. Guardate qui in Europa orientale, non si capisce bene a che stato appartengo. Questo qui è l'Ungheria. Però qui la Bulgaria e qui la Slovacchia. Boh, non ci capisco più niente. La Russia è ancora in gioco? Sì, ma ancora per poco. La Finlandia ha invaso la Svezia. Vediamo se è vero. Sì. Sarà una bella minaccia. E ha dichiarato guerra anche alla Lettonia, alla Svezia. Cioè alla Finlandia. Ah, saranno una minaccia. Erano dei miei ex alleati. Ah. Vabbè. Non sono cose che mi riguardano, almeno per il momento. Ma perché va bene? A questo punto è ora di ricostruire l'Ungheria, il Portogallo. Perché dopo averlo conquistato mi sembra giusto di mettere a posto i territori danneggiati dai combattimenti. Ah, eccolo qui. Ah beh, ha raggiunto il punto massimo, quindi non può fare niente. Ne ho un po', ne ho altri. No, non ho altri ingegneri, quindi li faccio arrivare. No, questo no. Vabbè. Vorrei dire che ne recluterò di nuovi. Io poi le energie sono a posto, non ho bisogno di reclutare nuove centrali. Allora a questo punto mi sembra giusto continuare a reclutare nuove truppe. Vediamo un po'. Cosa dura la tregua ancora? Dopo ho perso il conteggio. Facciamo la pace con... con la Francia, perché non gli vale la pena per loro mantenere il conflitto con me, anche se poi non abbiamo fatto niente. E comunque ancora presto per invadere la Spagna, perché non ho le truppe a sufficienza. Almeno le truppe ne ho, ma
Sono un po' logorate. E quindi? Cosa si fa quando si ha poche truppe? Se ne reclutano nuove! Sì! Ma cosa? Non lo so. Indubbiamente artiglieria. Ma poi si continua con la ricerca. A questo punto posso passare il turno, perché ormai quello che devo fare io l'ho fatto. Non mi piace molto la situazione qua, però spero che non mi dichiarino guerra, perché sarebbe un disastro totale. Basta, direi di passare il turno. Comunque, amici youtuber, io ho una testa di sbarco per invadere l'Europa. Come mio prossimo obiettivo sarà la conquista della Spagna. Ovviamente. Vediamo un po'. Facciamo questo. È impossibile stabilire la pace per me, mi è difficile. Ok, mettiamo qui. Ok, direi che sono quasi pronto per invadere la Spagna. Non so che tipo di livello militare hanno in Spagna. Vediamo un po'. Ah, ho sbagliato qui, devo guardare. Rispettabile, io invece sono. Dove sono finito? Ovviamente qui non mi posso trovare io. Panoramica, militare, sono... Deve essere abbastanza rispettabile io. Ecco qui, vediamo un po'... Ah, eccezionale! Sono odiato dalle nazioni alleate e ho una fedeltà della mia popolazione, ok. Ok, qui intanto ripariamo il porto e andiamo a migliorare questo punto. Ok, ah però è un guadagno, ne ho di soldi adesso, quasi quasi continuo a reclutare nuove truppe, perché di truppe ce n'è sempre bisogno. Anzi, non aspetto, quanto ci vuole per la ricerca? Poco. Allora aspetta che lo sono turno per avere truppe con un livello tecnologico più alto. Che è successo? Ok, nuovo ricerco. Nuova ricerca, bene, vediamo un po', no niente, ok. A questo punto raffiniamo anche l'ultimo livello, così da essere quasi invincibile. Sì. Vediamo un po'. Ok, abbiamo sviluppato un nuovo livello di corazza per i carri armati e mettiamo anche una torretta antiaerea. Ne costruiamo due. Ricordiamo anche con granate perforanti, ne recluto due e reclutiamo solo dei truppe di montagna. Ok, viene un po' anche nuovi elicotteri, no, va bene così. Ok, viene un po'
quanto vento sto producendo. Ok. Un attimo e... eccomi qui amici youtuber, scusate ma ho avuto un piccolo problema. Comunque l'episodio lo faccio finire qui. Quindi questo è concentrato molto sulla preparazione delle mie truppe per l'invasione della Spagna. Quindi facciamo passare il turno. Schieriamo i nuovi soldati e farò finire l'episodio. Base di dispiegamento, ecco qui le mie nuove unità di artiglieria. Con queste qui vado qui su in alto. Qui con gli elicotteri in aiuto. La fanteria la schiero il più possibile in tutti i punti principali. Con il compito di avanzare e conquistare il maggior numero di territori possibile. Ok, l'episodio finisce qui. Spero che vi sia piaciuto questo nuovo episodio, un episodio tranquillo, senza conflitti, soltanto organizzazione dell'esercito per la preparazione dell'invasione della Spagna. E che dire, ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!